Bene, ciao a tutti gli amici di androidblog.it. Quest'oggi, come potete vedere, sotto la nostra lente della videocamera abbiamo il Samsung Galaxy S4 e il THL V8S. Due telefoni che sono molto comparabili per alcune caratteristiche simili. Per esempio, sono entrambi quad-core come processori, anche se il Samsung sicuramente ha un processore un pochino più spinto. Poi la RAM è la stessa, 2 giga, lo schermo è Full HD e direi anche il form factor dei telefoni è diciamo abbastanza simile, anche il peso e quant'altro, anche se devo dire che le linee del Samsung forse sono un pochino più eleganti rispetto a quelle del THL, ma praticamente abbiamo quasi le stesse dimensioni e anche direi design. La fotocamera è sempre 13 megapixel, la memoria interna è 16 giga per quanto riguarda il Samsung, 32 per il THL, quindi un pochino direi il doppio migliore, più ampia rispetto a quella del Samsung. Detto questo, direi di parlare un attimo di ricezione, non farei prove particolari, vi dico solo che in ricezione i due telefoni funzionano bene, ma il Samsung, sia per quanto riguarda la ricezione Wi-Fi che la ricezione della rete cellulare, è un pochino superiore. Detto questo, parlerei allora subito del GPS, già che ci siamo, vi faccio vedere la differenza tra... Un attimo che qui devo accendere il GPS, vediamo se di qui l'ho già acceso, mi sembra sì, di qui l'avevo già acceso, mi sembrava di sì, eccoci. Ok, mettiamo, quindi ricordatevi che il Samsung è partito un pochino più tardi, ma come potete vedere già vede 25 satelliti e ne ha già agganciati due. Infatti il Samsung S4 per quanto riguarda il GPS è nettamente superiore a quasi tutti i telefoni che io abbia mai provato, e in questo caso, come si può vedere, anche con il THL V8S. Direi di non continuare ulteriormente. Diciamo che dopo 30 secondi che abbiamo fatto questa prova, il Samsung ne ha già presi 9 visi 21, il THL per ora nulla. Detto questo, parlerei anche di fotocamera. Allora, per quanto riguarda la fotocamera, devo dire che non ho visto particolari differenze, perlomeno in foto con molta luce. Diciamo che le due fotocamere sono di buon livello, sono due 13 megapixel. Sicuramente la fotocamera del Samsung realizza, secondo me, degli scatti un pochino migliori, anche un po' più definiti, e riesce, soprattutto quando siamo in luminosità scarsa, magari non proprio buio, però mezzo e mezzo, diciamo, a essere molto più performante rispetto al THL, che poi comunque metterò anche qualche foto sull'articolo riguardante questo versus e vi farò rendere conto a voi quali sono le differenze tra questi due telefoni per la fotocamera. Queste sono le due foto che abbiamo scattato proprio davanti a voi live e beh, devo dire che sono due ottime foto. Come potete vedere, spero di riuscire a farlo vedere dalla fotocamera, anzi dalla videocamera. Le due foto praticamente hanno una colorazione leggermente diversa, è molto più brillante. Questa è un'altra caratteristiche che volevo mettere in luce. La fotocamera, il THL, scatta delle foto alle volte un pochino sbiadite, ma secondo me è perché la gestione dei colori è un po' diversa tra i due telefoni. Infatti, anche quando andremo poi a vedere delle foto test, anzi andiamoci subito, così vi faccio rendere conto della differenza. Praticamente, ecco, prendiamo questa, vediamo un po' qual è. Ecco, perfetto. Questa va proprio bene e andiamola a prendere anche sul Samsung. Era questa qui. Ok. Come si può vedere, ecco, da questa foto, aspettate che avvicino i due telefoni.
Il Samsung risulta essere molto più brillante, più, come dire, i colori mi sembrano un po' più vivi rispetto a quelli del THL, ma diciamo che sono modifiche che poi possono essere fatte anche sullo schermo per mettere magari colori più vivaci o meno vivaci, quindi possono essere anche poi modificate e settate meglio le impostazioni. Diciamo che di default questa è la situazione. Per quanto riguarda invece un video a 1080p, vediamo un po' di aprirlo su entrambi. C'è un problema sul... Facciamo salva, allora nel frattempo, e lo vediamo prima sul... Sì, l'avevo già salvato, infatti mi ricordavo bene. Ecco qua. Questo è il 1080p Pro di qua. Ok. Ecco, questo è il 1080p come viene visto sul THL, direi benissimo. D'altronde stiamo parlando di un Full HD e quindi è giusto che si veda davvero splendidamente, sia perché il video è Full HD, sia perché lo schermo stesso è un Full HD e quindi siamo a livelli ottimi. Bene, fermiamo il THL, andiamo a vedere quindi come si vede sul Samsung. Allora, non facciamo caso a questi scatti perché sicuramente dipende dal fatto che purtroppo sta scaricando anche il video dal suo telefono e quindi vediamo un po' se facciamo ricaricare, va meglio. Ecco, ora sì. E si può apprezzare come il display di Samsung sia ugualmente di livello eccezionale. Preferisco leggermente quello di Samsung, ma siamo davvero a due ottimi Full HD. Detto questo, allora direi di andare a sentire anche l'audio. L'audio, vediamo un po' di prendere la stessa canzone. Eccoci qua. VLC. Eccoci. E allora, vediamo se parte. Sì. Alziamo il volume, mi sembra un po' basso. Eccolo qua. Beh, abbiamo un audio bello alto, direi, ben pulito e ben definito. Direi quindi un audio di tutto rispetto per l'S4. Per quanto riguarda invece il V8S è un audio un po' che dire, un po' bassino e anche non mi sembra di grandissima qualità, sinceramente. Non male, ma nulla di particolare, di trascendentale, diciamo, un audio modesto. Bene, visto anche questo, allora direi di andare direttamente a vedere come vanno sul browser questi due telefoni. Allora, andiamo quindi ad aprire un'altra scheda. Andiamo qui, vediamo di aprire, spero contemporaneamente. Ecco, un'altra cosa che ecco, mi ero dimenticato di dirvi. Con la mia solita, come dire, forza che imprimo nell'andare a premere i tasti sul display dell'S4, forza che praticamente significa sfiorare praticamente lo schermo dell'S4, non va bene, o perlomeno a volte mi fa saltare qualche carattere. Ora vi faccio rendere conto. Prendiamo l'S4, eccoci, e provo a scrivere tranquillamente come digito io. Perfetto, ha digitato Android Blog tranquillamente senza errori. Se ora vado a prendere il THL e vado a fare la stessa operazione, quindi mi rimetto qui, scusatemi, ho sbagliato. Ok, dicevo, mi rimetto qui e vado a scrivere Android Blog. Vedete, alle volte salto
qualche lettera. Ecco, sto scrivendo Android, non Android blog. Purtroppo alle volte bisogna avere una, come dire, una forza nel pigiare un pochino superiore rispetto al normale. Ok, vediamo di andare insieme ad aprire il sito, vediamo un po' come va, dato che siamo sulla stessa wifi, vediamo un pochino come si comportano. Il Samsung è arrivato leggermente prima, posso già fare scrolling anche sul THL, quindi diciamo un leggero vantaggio da parte di Samsung, ma neanche così esagerato. Però quando vado a fare questo pinch to zoom, diciamo che siamo sui stessi livelli, anche se risulta più piacevole e più rapido sull'S4, ma stiamo parlando davvero di piccolezze. Quindi buona la navigazione web con entrambi i telefoni. Proviamo allora ad aprire The Verge su entrambi. Ecco qua, theverge.com, vediamo come. Ah, mannaggia, è stata aperta la versione normale. Li facciamo aprire subito la versione full site. Ecco che il THL è già arrivato. E devo dire che mi permette già di fare scrolling, di fare zoom e quant'altro. È arrivato anche il Samsung. L'S4, solo che l'S4 su The Verge, prima che non carica tutta la pagina, ha degli scatti e quindi non mi permette di vedere al meglio la pagina. Infatti, sulle pagine un pochino pesanti, l'S4 a volte ha qualche problema. Una volta che ha caricato poi la pagina, invece, diventa fluidissimo e senza alcun tipo di problema. Questo era quindi per quanto riguarda il browser. Per quanto riguarda il resto, quindi mail, applicazioni particolari, eccetera, naturalmente per le mail siamo allo stesso livello. Per le applicazioni, sicuramente Samsung inserisce tutte quante quelle feature, caratteristiche che naturalmente non possiamo ritrovare sul THL, e naturalmente ci dobbiamo accontentare di quello che c'è. Direi allora semplicemente di andare a chiudere il nostro confronto, il nostro versus, andando a provare Asphalt 7 e quindi poi salutandoci. Ecco che sta partendo Asphalt 7 su entrambi i dispositivi. Ok, facciamo partita veloce, partita veloce. Provo a utilizzare la stessa velocità di. Gara. Ok, vediamo un po'. Mi sembra aver cliccato insieme gara. Vediamo chi arriva prima. E chi arriva prima ci giochiamo. Poi aspettiamo che arrivi anche il secondo. Bene, è arrivato prima il THL, ma stiamo parlando di. Stiamo parlando di secondi, anzi, forse anche meno di un secondo. Ecco che stiamo partendo. Ora non so se riesco a farvi apprezzare sulla videocamera, quindi dalla lente, che purtroppo su questo THL V8S Asphalt 7 è purtroppo non è fluidissimo, ha alle volte dei micro scatti, delle micro rallentamenti che non fanno rendere il gioco fluido. Ci si può giocare tranquillamente senza problemi, ma non è fluidissimo. Ok, questo era il THL, lo mettiamo da parte. Facciamo con l'S4, se per quanto riguarda lo schermo siamo comunque in un full HD, per quanto riguarda la fluidità e anche l'audio che ora ho abbassato, siamo su livelli nettamente superiori. D'altronde è pur vero che stiamo parlando di un top di gamma contro un telefono invece che ha delle buone prestazioni, ma che sicuramente non è un top di gamma. Ok, va bene. Allora, cosa dire quindi di questi due telefoni? Abbiamo visto come lo schermo è ottimo su entrambi,
E alla fine il processore e il quantitativo di RAM, per quanto riguarda le operazioni classiche, browser, applicazioni e quant'altro, funziona abbastanza bene. Solo Asphalt ha qualche problema sul THL-V8S e anche il GPS risulta essere un pochino lento, avere qualche problemino sul THL, mentre sull'S4 è molto molto reattivo. Per quanto riguarda invece la funzionalità Dual SIM, e quindi arriviamo anche al consiglio sul quale acquistare. E questa forse è la discriminante tra i due telefoni, oltre la potenza superiore dell'S4 e soprattutto il prezzo. Il THL è anche dual SIM, quindi propone un quad-core con una buona fotocamera, 13 megapixel, con 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna e dual SIM. Mentre il Samsung no. E allora il consiglio è questo: se avete da spendere intorno ai 250-300 € e vi serve anche un dual SIM, allora il THL è davvero ottimo. Se avete invece possibilità di spendere praticamente il doppio, e non ve ne importa, non vi serve più di tanto il dual SIM, ma volete un prodotto che abbia delle caratteristiche e delle qualità abbastanza rilevanti, direi forse le più importanti attualmente in commercio, se non le più importanti, sicuramente tra le più importanti, sicuramente il vostro acquisto dovrà protrarsi sul Samsung Galaxy S4. Bene, un saluto a tutti gli amici di Android Blog, per quest'oggi è tutto, ci vediamo alla prossima video recensione oppure confronto. Ciao!